Allora, proseguono le interviste di Non Stop News. Anche oggi presentiamo un bel libro, si intitola Mare una volta, una dichiarazione d'amore alla terra, un inno di lotta e di libertà, ma ci facciamo spiegare meglio la storia dall'autore, Davide Mosca, il libro è in libreria con Salani. Davide, buona domenica, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie a te Davide per essere con noi. Io parto subito da una dedica, perché da qui parte poi tutto il libro, insomma. Dedicato ai miei nonni che non sanno ballare, perché in questo libro ci sono due personaggi, Italo e Virginia. Chi sono? Sì, sono i protagonisti e sono storie familiari, nel senso che ho ascoltato fin da bambino in casa, essendo i miei nonni delle Langhe, dove è ambientato il romanzo. E il ballo è fondamentale nel libro, perché non è solo un modo per rapportarsi al proprio corpo, ma anche un modo per scoprire la propria libertà, soprattutto per le donne di metà Novecento. E crescendo mi è rimasto in mente quanto mio nonno fosse affezionato al ballo, eppure essendo chiaramente molto più grande di me, gli faceva strano che la nostra generazione non fosse tecnicamente preparata al ballo o non intendesse il ballo come qualcosa di primario nella vita. Lui fino a tarda età sapeva ballare benissimo, dal valzer alla mazurka, a tutti i balli, quindi per certi versi è rimasto più giovane e rivoluzionario di me fino alla fine. Quindi tu non hai imparato niente, neanche un vai col liscio, la baciata. No, qui secondo me non siamo alla baciata, qui siamo al foxtrot, al limite, al tango, quelle cose proprio classiche, no? No, ahimè, la tecnica del ballo non l'ho mai imparata. Peccato. Ma di bacino, un insegnante di balli cubani, quindi può darsi che... Ah, ecco. Bene, bene. Magari qualcosa. Ecco, veniamo alla trama, nel senso che, ecco, questi due personaggi chiaramente a un certo punto si trovano a doversi relazionare, e c'è proprio l'idea alla base probabilmente di questo romanzo, che solamente le rinascite avvengono quando poi alla fine due persone si fondono tra di loro a tutti i livelli, è vero? Sì, esattamente, è anche una storia di fuga, una storia di rinascita personale. Chiaramente la protagonista, 19 anni, è in un'Italia comunque ferita dalla guerra, è in una famiglia ferita dalla guerra, che ha perso due figlie, quindi due fratelli, lei ha perso molto del potere, della ricchezza che aveva, e quindi deve ricostruirsi, ma lei non si rassegna a una vita limitata, non si rassegna alla tristezza, non si rassegna alla malinconia, e cerca prima col lavoro, poi col ballo, infine con questo amore di riscattarsi, di trovare il proprio posto nel mondo senza arrendersi mai. Ecco, a proposito del proprio posto nel mondo, perché Massimo parlava di nascita, poi chiaramente ciascuno trarrà le sue conclusioni leggendo il tuo libro, Davide, però ecco, si racconta anche di questo, cioè di nascere in un certo contesto, in un certo benessere, che poi da un momento all'altro, questo poi insomma chiaramente siamo in un periodo di guerra, quello che tu racconti, ma poi è un po' la metafora della vita, di come tutto può cambiare, di come la tua vita può essere stravolta in relativamente poco tempo. Beh, senz'altro, sì, infatti alcuni personaggi non sanno reagire a questa perdita, ad esempio il padre della protagonista, il fratello maggiore, rimangono tramortiti, perché noi dobbiamo pensare a due tipi di ferite, ovviamente, dopo la guerra, al di là della perdita di tutto, perdite personali, eccetera, ma anche la delusione poi di chi sperava che dopo la guerra soprattutto certe giustizie, la giustizia sociale o certe riforme arrivassero molto più velocemente, cosa che non è successo. Quindi era un clima, dopo chiaramente la gioia per la fine della guerra, era un clima invece poi più mesto per certi versi, e invece lei dà luce. Io dico sempre che lei aveva tanta musica dentro da riuscire a far ballare la vita, anche una vita difficile. Tra le lezioni che questo amare una volta, Davide, può insegnare, c'è questo ritorno alla pazienza. Viviamo in un mondo in cui tutto è immediato. Il mondo che racconti tu, che è quello dell'immediato dopoguerra, di immediato non c'è niente. C'è la pazienza dell'aspettare anche un incontro amoroso, la pazienza del coltivare la terra. Sì, hai centrato uno dei punti. La pazienza, la gentilezza, un rapporto con le stagioni, e quindi anche con il proprio corpo, che è il proprio spirito, diciamo, anche che muta con il passare delle stagioni, e attendere, sono insegnamenti, insomma, sono cose che ci sono molto dentro il libro, che appunto è ambientato nelle Langhe, quindi anche le Langhe del 47 era un mondo, pensiamo a quanto oggi è bello, anche turistico, ma all'epoca era ancora più, per certi versi, incontaminato e quasi fatato, chiuso.
all'esterno, da queste colline, da queste nebbie, da questi casolari spersi. È un mondo quasi, quasi magico, in cui il mondo di fuori arrivava poco o niente, quindi sai, la pazienza doveva essere anche a livelli superiori. Esatto, e anche un certo rapporto con il tempo, non ritrovare qualcosa per se stessi. A proposito, si parlava di pazienza. Amare una volta è il nuovo romanzo di Davide Mosca, in libreria con Salani. Davide, una buona domenica e in bocca al lupo. Grazie a tutti.